Grazie Presidente, signori del Governo, cari colleghi. Intanto vorrei esprimere a nome del gruppo che rappresento la soddisfazione per i tempi rapidi in cui si è concluso l'iter di questo provvedimento, un provvedimento portato in adempimento del contratto di governo che recita: bisogna potenziare gli strumenti normativi e amministrativi volti al contrasto della criminalità organizzata, con particolare riferimento alle condotte caratterizzate dallo scambio politico-mafioso. Ancora una volta siamo stati veloci, rapidi, incisivi, passando dalle parole ai fatti. Ancor di più questo impegno era stato assunto nei confronti degli italiani. Non posso non pensare alle situazioni concrete che la forza penetrante della mafia genera. Penso ai padri costretti in fila col cappello in mano a chiedere al boss lavoro per i propri figli. Penso alle famiglie distrutte dallo spaccio di droga. Penso agli uomini e alle donne costretti a fotografare la scheda elettorale per dar prova dell'obbedienza al capomandamento. Ci fa schifo la mafia quando vuole vendere droga ai nostri ragazzi. Ci fa schifo la mafia quando assoggetta al suo terrore intere popolazioni. Ci fa schifo la mafia quando prende il controllo di attività economiche, inquinando la vita imprenditoriale e amministrativa nel nostro paese, riducendo in ginocchio le attività legali. Ma soprattutto ci fa schifo la mafia quando penetra le istituzioni impedendo o ostacolando il diritto di voto. Non esiste mafia senza collegamento con la politica. La mafia si definisce tale in quanto associazione criminale organizzata con stretti legami con la politica. E in quest'Aula voglio oggi, ho l'onore di ricordare una figura importantissima della lotta contro la mafia, il giudice Rosario Livatino, ucciso 28 anni fa. Il quale nelle sue memorie scriveva: riformare la giustizia in senso soggettivo o oggettivo è compito non di pochi magistrati, ma di tanti, dello Stato, dei soggetti collettivi, della stessa opinione pubblica. Recuperare infatti il diritto come riferimento unitario della convivenza collettiva non può essere in una democrazia moderna compito di una minoranza. E noi oggi siamo maggioranza e siamo qui per cambiare davvero le cose. Sotto il profilo tecnico, la norma supera un problema interpretativo molto consistente. Già è stato detto che per la giurisprudenza era assai complicato provare le modalità mafiose. Abbiamo perciò deciso, coerentemente con la linea di semplificare il lavoro a chi la mafia la combatte per davvero in prima linea, di modificare la norma al punto da rendere sufficiente l'appartenenza alla mafia per provocare la sanzione, e la sanzione penale, e la sanzione penale molto consistente. Su questo quindi abbiamo lavorato, abbiamo allargato e non ristretto, come dicono le opposizioni, la fattispecie, e la fattispecie viene allargata sia a chi abbia materialmente concluso l'accordo con colui che sa essere appartenente all'organizzazione mafiosa, sia agli intermediari che precedentemente non erano sanzionati. Abbiamo inoltre aumentato le pene e le abbiamo aumentate in modo significativo e abbiamo previsto un'aggravante utilizzando il noto schema giuspenalistico dei delitti aggravati dall'evento, perché chi conclude un accordo per essere eletto con la mafia e poi viene effettivamente eletto deve essere sanzionato di più. Quindi mi stupiscono le critiche dell'opposizione laddove si dice il mafioso viene punito di meno del politico che viene eletto grazie ai voti della mafia. È esattamente questo che vogliamo, perché è molto più grave la condotta del politico che pur di essere eletto accetta di venire a patti con associazioni criminali. Non ci possiamo più permettere sindaci eletti con la mafia, mai più parlamentari, consiglieri regionali, presidenti di regione eletti con associazioni criminali. E se ci sono eletti in quest'Aula
o fuori da quest'aula o nelle istituzioni o sindaci o in qualsiasi altra istituzione dello Stato, che esca da questa aula una voce chiara: dovete dimettervi! Rosario Livatino diceva, pochi giorni prima di essere barbaramente assassinato, quando moriremo, e sembrava quasi una profezia, nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma quanto siamo stati credibili. Oggi, con questo voto, ciascuno di noi dimostri quanto le istituzioni di questo Paese possano essere davvero credibili. Pertanto annuncio, a nome del gruppo Lega Salvini Premier PSDAS, il nostro voto favorevole. Grazie. Grazie, senatore Gallini.